entra nel cuore di Terre e Gusti. Stracchino Terre e Gusti, buonissimo, cremosissimo, dolcissimo, italianissimo, 100% latte fresco italiano, senza conservanti, con fermenti attivi, incartato a mano. Anche nella versione senza lattosio con caglio vegetale, più dolce e più digeribile. Buonissimo, per tutti. Stracchino Terre e Gusti, lo trovi nei migliori negozi della tua città. Eccoci qua, allora carissimi amici telespettatori, siamo ritornati in diretta, una nuova puntata del Salotto di Francesco. Grazie perché siete in tantissimi, sia sui social, quindi ci date attraverso le visualizzazioni il vostro contributo, la vostra conferma che ci siete, e sia sul digitale terrestre, qui su Telefoggia, canale 12 o 73 se siete sul Barese, su altre regioni e quant'altro. Adesso sapete che cominciamo con la puntata e quindi sapete anche che il mercoledì lo dedichiamo alla cucina con il nostro sponsor a Terre e Gusti, il nostro chef, i vari ospiti, l'aiuto chef, insomma sono pronti per preparare due piatti, vedremo la videata, vedremo la galleria fotografica, oltre alla ricetta anche di ciò che, insomma, altro non vi voglio anticipare, però ci saranno anche le foto selfie che avete inviato, e per cui praticamente ci vedremo voi, vi vedrete voi qua in onda in trasmissione. Allora, il parterre è pronto, la premessa l'ho fatto, anche due biologi nutrizionisti ci daranno la loro sulle spezie, una professoressa di economia, perché se si fa economia comunque si rispetta allo stesso tempo anche l'ambiente. È sempre bene saperlo. E poi insomma ci sono protagonisti di Progen che ci racconteranno qualche cosa di più sui prodotti che voi portate a tavola. C'è la sigla, restate con noi. Allora, va bene, no, rido per ovvi motivi che non vi so spiegare, comunque siamo pronti per cominciare questo nuovo appuntamento del Salotto di Francesco. Intanto i nostri contatti 320 86 70 591, Salotto di Francesco @libero.it, e poi Facebook il Salotto di Francesco, questo è il gruppo al quale aggiungervi o vedere le foto. Andiamo subito dagli ospiti, abbiamo due nutrizionisti biologi dell'associazione Enjoy Diet. Laura Sasso, andiamo prima da Andrea. Andrea Fotti, come va? Buonasera, grazie Francesco per averci rinvitato. Assolutamente, mi fa piacere. Poi, insomma, fate parte di una branca che interessa i telespettatori e ci fa insomma, doppiamente piacere. Laura Sasso, come sta? Tutto bene. Abbiamo il Antonio Venditto, che è il collaboratore vendite dello sponsor Terre Gusti per Foggia e Molise. Tra poco cercheremo anche di capire come vanno i rapporti con un'altra regione oltre alla Puglia, insomma Molise, cercheremo di capire anche questa sempre una forma di collegamento, quindi oltre che di collaborazione. Michela Trigiani, professoressa di economia, come va? Benissimo. E Naudi Greco? Si vede, mi fa piacere, no, giusto, poi voglio dire, si senta libera di fare quello che vuole, a maggior ragione che ha anche un gelato, quindi chi dà fastidio poi. Va bene, Simone Pisciotti di Progen Terre e Gusti, come stai? Bene. Allora, un paio di settimane, due o tre settimane che non eri in onda. Sì, era da un po' che non eri in onda, però bello ritornare. Bello ritornare, anche perché io lo ricordo sempre. Tu sei uno dei protagonisti degli spot Terre e Gusti, dove lì con questa faccia angelica insieme ad altre ragazze, insomma, anche un bambino c'era? Sì, anche due bambini. Due bambini, vero?
insomma, consigliate quelli che sono i prodotti, così come uno sponsor per sua natura fa. Allora, lo chef Mario Falco, come stai, chef? Buonasera, bene? Spero bene, si vede, so bene. Benissimo. Io dico di sì. Io mi sento benissimo, siamo pronti. Oggi un tavolo ricco, tanti prodotti, colori anche oggi, tanta salute e vediamo come abbinare questi prodotti. So, Marco, come stai? Abbiamo gli ospiti oggi che sono ferrati sulla nutrizione, quindi vedremo anche gli abbinamenti dei prodotti poi a livello nutrizionale. Buonasera, buonasera a tutti, sto benissimo, ok, tutto okay, bene, ci fa piacere. E voi, le colleghe di Marco, o è Marco vostro collega? Ci colleghiamo. Carmela e Gaetana. Sì, sì. Come va? Tutto bene. Tutto bene? Microfono volete? Avete un gelato? Tutto bene? Sì, sì. Cosa avete fatto in questi giorni? Qualcuno vi ha visti in televisione? Non lo so. Sì. Quello sì, tante persone. Parlate al microfono. Quello sì, tante persone. È bello, non so, vi piace come situazione? Sì. Sì, no. Dipende da chi guarda. Va bene, allora a questo punto io non fa la puntata, non posso prendere nessuna particolare surla, come si suol dire, perché altrimenti, vabbè, parlate voi, cari protagonisti, io mi faccio, poi guardo anche tra gli assistenti di studio il nostro Mazzaro, perché noi siamo tutta una famiglia, insomma, ci fa piacere. Al di là di questo, perché lo ripeto sempre, voglio andare subito, regia, cortesemente, sugli ingredienti e quindi soprattutto sui due primi piatti di oggi. Sono due primi, giusto? Due primi, anche oggi prepariamo due primi a base di pasta, quindi base carboidrati. Faremo subito un pacchero al canestrato foggiano, quindi una crema di canestrato foggiano con dei carciofi, quindi anche qui rimaniamo nel territorio, quindi una salsa di carciofi alla menta e delle seppie. Come secondo primo faremo degli spaghetti al nero di seppia con le vongole, i broccoli e il limone del Gargano. Oh, e siccome la regia mi ha mandato esattamente la ricetta, io la voglio far leggere ai nostri amici a casa, quindi per il primo del primo piatto. Se vuoi ti do una mano, quindi per i paccheri abbiamo 380 g di paccheri Terre Gusti, abbiamo 400 g di seppia, 150 g di canestrato foggiano, 3 carciofi, 300 g di panna fresca, olio evo, sale, olio e menta fresca. Questa è come al solito la ricetta è per 4 persone. Mentre per gli spaghetti abbiamo bisogno di 400 g di spaghetti Terre Gusti, 320 g di vongole sgusciate, 200 g di broccoli viola, 5 g di nero di seppia, buccia di limone femminile del Gargano, biologico ovviamente, olio evo, sale e pepe. Ok. Allora, tanto questo qui, questo formaggio grosso. Questo è il nostro tipico canestrato foggiano. Questo è il canestrato. Noi oggi ne abbiamo usato uno meno stagionato, un po' più fresco, proprio perché facciamo una crema di canestrato, quindi ci serve più morbido, più anche leggermente più grasso, proprio per dare più palabilità poi alla pasta. Qui già sei all'opera, quindi hai versato dell'olio, comincio a scaldare le padelle, extravergine di oliva. Olio extravergine di oliva, quindi ci prepariamo la base per i nostri paccheri, quindi utilizzeremo la seppia che l'abbiamo tagliata, alcune operazioni abbiamo già fatte ovviamente prima per comodità di tempi anche, l'abbiamo tagliata, abbiamo fatto questo taglio particolare. Quindi l'abbiamo segnato in diverso senso, l'abbiamo scottato in padella e adesso riprenderemo tutto con la base di olio evo appena scaldato e poi continueremo con la crema di carciofi e la crema di formaggio. Bene, io volevo chiedere a Simone, Terre Gusti propone anche tra i suoi prodotti quelli biologici. Sì, abbiamo la pasta biologica, quindi una linea di pasta determinata solo da prodotti biologici e comunque sia abbiamo sempre un occhio di riguardo verso il biologico, che ormai è una realtà affermata e che bisogna
bisogna tenerne conto perché è importantissimo, ma in generale i nostri prodotti sono dei prodotti ricercati, quindi forse non avranno tutti la denominazione biologica, però sicuramente sono ottenuti con materie prime di alta qualità. Certo, tengo a precisarlo. Forse danno un po' più di garanzia a quelli che sono più attenti all'alimentazione. Sì. E a questo punto io chiedo, visto che ho qui la prof. Trigiani, il biologico in Italia, quando è nato? Allora, in Italia il biologico nasce negli anni 70, però la regolamentazione avviene grazie ad un regolamento CE nel 91 per quanto riguarda la produzione agricola e nel 99 per quanto riguarda la produzione invece animale. E biologico prima era un mercato di nicchia in effetti ed era anche molto costoso, però proprio perché, ecco, come diceva prima il signore, adesso non ricordo, Simone. Si è affermato come mercato perché innanzitutto il consumatore medio è un consumatore istruito e ci tiene molto alla salute e quindi preferisce mangiare biologico. Certamente biologico significa proprio bios vita, logo studio, quindi lo studio della vita. E ci sono delle tecniche particolari sia nell'agricoltura che poi per quanto riguarda gli animali nell'allevamento. E per quanto riguarda l'agricoltura, chiaramente non pesticidi, non praticamente sostanze chimiche di sintesi, invece per quanto riguarda gli animali, per esempio, no antibiotici, perché chiaramente altererebbero poi quella, tutta la sensibilità del biologico. Quindi ecco la spiegazione, diciamo, economica. Però voglio sottolineare che c'è una criticità, perché bisogna dirlo dal punto di vista... Ce la dice tra pochissimo. Voglio sentire un po' dai nutrizionisti. Cos'altro mi potete aggiungere sul biologico? No, che secondo me, come diceva la dottoressa, il biologico oggi è un punto di forza, perché molte persone vogliono il biologico, il prodotto non trattato. Perché grazie all'etichettatura, che è importante, la persona viene informata. Sull'etichettatura deve essere riportato tutto, se no c'è la cosiddetta frode. Soprattutto, volevo ricordare, come ha detto la dottoressa, a livello di animale, l'animale oltre agli antibiotici, anche come viene alimentato, per avere un prodotto che poi dall'animale passa all'uomo, deve essere, tra virgolette, puro, perché un prodotto non il prodotto poi che viene trattato a livello di sostanze passa anche a livello umano. Questo è il discorso, e mangiare una carne che ad oggi è grass fit, cioè semplicemente di un allevatore che tratta in modo naturale gli animali, anche la carne riesce ad avere una qualità superiore. Nel frattempo notiamo con la regia che lo chef Falco sta versando nella pentola che ormai bolle da un po' i paccheri. Buttiamo la pasta, quindi 10-11 minuti di cottura, poi termineremo in padella. Intanto abbiamo preparato il nostro fondo, quindi abbiamo messo un goccio di olio Evo appena scaldato, abbiamo messo due foglioline di menta fresca, le nostre seppie scottate in precedenza e due cucchiai di crema di carciofo che abbiamo realizzato prima. Questa crema di carciofo l'abbiamo realizzata utilizzando i cuori di carciofo, quindi abbiamo pulito bene i carciofi, li abbiamo lessati e abbiamo frullati con l'acqua di cottura, l'olio, sale e pepe e abbiamo ottenuto questa cremina di carciofo. Bene, io vado su Antonio. Antonio, il rapporto con il cliente è sempre importante, quindi tu fai parte di Terragusti, ma anche, che ne so, rispetto a chi fa il tuo stesso mestiere in altre aziende, in altre situazioni, è importante proprio il rapporto con i clienti. Perché? Certo, in particolare la fiducia, perché il cliente ci tiene tanto alla fiducia. E come già hai potuto accennare, io collaboro la maggior parte del mio lavoro in Molise, una piccola parte faccio della provincia di Foggia, che è il Subalpennino. E in Molise il primo anno che ho lavorato, ora sono 15 anni, ho avuto un po' di difficoltà perché comunque venivo da fuori a far sposare il progetto Terragusti
è stato un po' difficile a farlo capire, ma dopo tutto il primo anno, ma come dei risultati che stiamo portando anche fuori regione, stiamo avendo risultati soddisfacenti. Soddisfacenti e positivi, perché è stato sposato il nostro progetto. Tra le altre cose, visto che siamo in televisione e c'entra, so che hai la passione per la recitazione. Sì, è un mio hobby che sono stato, diciamo, tratto qualche anno fa e collaboro con una società di Lucera, Alter Ego. Quindi è una compagnia teatrale? Una compagnia teatrale, sì, dove spesso facciamo teatro sia a Foggia che anche a Lucera, soprattutto teatro a Lucera. Invernacolo o invernacolo. È difficile parlare il dialetto del territorio, poi soprattutto io che non sono di origine proprio di Lucera, quindi all'inizio facevo difficoltà, però dopo è una seconda lingua. Dovremmo far recitare anche la professoressa. Molte volte è anche gli manca più difficile nell'italiano per quando Falco invece recita con i suoi piatti, quindi lui. Noi ci applichiamo, stiamo studiando anche recitazione, speriamo di riuscirci un giorno. Dovremmo fare qualche anche spettacolo anche sul patto. Qualche volta abbiamo già fatto. Già un cooking show è una. Già il cooking show è una. Una recita. È una forma di recitazione. Invece dello scheletro, il piatto di pacchero. Al dendo scotto. Perché lo scheletro, dice il nutrizionista, il piatto di pacchero tu lo guardi e ti fai un'interrogazione, no? Sì, facciamoci delle domande. Come fai? Fammi questa prova. Facciamoci delle domande. Essere o non essere, questo è il problema. Questo è il pacchero. Adesso non frega niente il questo pacchero. È il pacchero. Beh, un po' l'abbiamo visto anche nello spot con i troccoli, quindi diciamo che un po' si è già messo alla prova. Vero, esatto. vero, anche lì ma d'altronde anche tu, cioè nel momento in cui state in uno spot recitate una parte. Esatto, anche se piccolina, però è già qualcosa. Sempre una parte. E io poi non mi dimentico, ma voi fate finta di nulla, care alunne, avevo lanciato insomma la recitazione di un pezzo, in realtà di una frase. Sì. Ve la ricordate? Allora, è lì dietro, se qualcuno sposta un pochettino quella. Sì, così la riusciamo a leggere. Ecco qua. Tutto ciò che occorre per vivere meglio c'è, bisogna soltanto saperlo riconoscere. Questa è la frase. L'altra volta, finito il tempo, non vi ho più potuto interrogare. Adesso Marco compreso, quella è la frase. No, 5 minuti vi do e poi me la dovete recitare, guardando la telecamera, così facciamo una prova. Va bene. Siamo tutti monitorati come il Grande Fratello, abbiamo 4 inquadrature in real time, in tempo reale, così a casa possono vedere quello che state facendo voi, quello che sta facendo Falco, ciò che sto dicendo io, e, insomma, quello che avviene nello studio in generale, comprese le pentole che bollono di cibi buoni, abbiamo detto, sia per quanto riguarda i paccheri, sia per quanto riguarda gli spaghetti nella seconda parte. Care amiche, non vi preoccupate che poi vi faccio mettere nuovamente in sovrappressione gli ingredienti, per cui anche se non siete riusciti a prendere nota dei vari ingredienti, ci sarà la possibilità. Biologico sì, biologico no, state studiando, sì. No? Perché vedo che mi guardate, in realtà voi dovete studiare la frase, tutto ciò che occorre per vivere meglio c'è, basta soltanto saperlo riconoscere, va bene? Allora, andiamo agli altri vantaggi, ci sono dei vantaggi però anche sul chilometro zero, e a me piace ogni tanto rispolverarli e farveli sempre conoscere, riconoscere, anche perché i telespettatori assidui sono quelli fissi, però cambiano di puntata in base agli orari di lavoro, insomma è bello dare info, visto che una professoressa di economia ci dice qualche cosa di più sul chilometro zero. Va bene, d'accordo. Allora, mi rivolgo anche ai miei alunni, perché questo è anche argomento di esame di Stato. Ecco, quindi se fossero in ascolto, io veramente li ho sollecitati, innanzitutto perché vedere Telefoggia, vedere il salotto di Francesco è sempre una cosa carina. Ha fatto bene, dovremmo portarla come tesina agli esami di Stato, cioè scusatemi. Quindi adesso iniziamo. Il chilometro zero nasce come filiera corta. Il concetto è
ridurre la distanza tra consumatore e produttore, in questo caso agricoltore. E quindi nella filiera corta, dal punto di vista economico, ci sono dei vantaggi. Innanzitutto il costo si riduce del 30%, perché non c'è il costo del trasporto, non c'è il costo del lavaggio, del confezionamento, cosa che deve avvenire se il prodotto viene distribuito tramite la GDO, cioè la grande distribuzione. Un secondo soltanto, Marco con chi chatta in diretta? Sto studiando a passi e sto rispondendo soprattutto ai commenti che ci stanno facendo su vari social. Come, un po' come a scuola, la professoressa ti sgama, te lo dice subito. Tu faccio Marco, tu sei di quinto. Ti nascondi dietro la lavagnetta. Ah, beh, allora ti è andata bene, perché altrimenti ti improvvisavo. Io non volevo, però no, voleva. E quindi il vantaggio è appunto questa riduzione del costo, ma soprattutto anche da un punto di vista ecoambientale, sostenibile, perché c'è una riduzione dell'ossido di carbonio, che è nocivo, sappiamo, per quanto riguarda i trasporti. E ancora la sicurezza alimentare, in quanto noi conosciamo il nostro agricoltore, il produttore locale, e quindi in automatico noi controlliamo ciò che lui produce. E ancora ci sono anche dei vantaggi, perché c'è la stagionalità. La stagionalità è importante, penso anche dal punto di vista nutrizionale. È importante. Cioè, una cosa è mangiare, scusate, la banana in questo periodo, un'altra cosa è mangiare l'arancia. Non che la banana sia bandita. No, è che però possiamo ragionare sul tema come che è intelligente la natura, cioè in quel momento ci dà quei colori. Sì. Cioè a livello di stagionalità. E anche i colori che sono importanti. Sì. E io mi riallaccio all'agricoltura biodinamica, che è l'antesignano, come per quanto riguarda il biologico. Nasce nel 1700. Ed è proprio legata al concetto di movimento della vita, concetto legato agli astri, quindi al concetto di universo, addirittura al letame, che assorbe energia proprio dal sole e dalle energie sottili dell'universo. Però serve per il concime? Il letame sì, però il concime non è un concime, diciamo, visto anche da un punto di vista spirituale, mettiamola così, come il ritorno, come il ciclo naturale della vita. È una filosofia di vita l'agricoltura biodinamica. Però ritorniamo al chilometro zero, perché siamo partiti proprio da lontano. Il chilometro 700, il chilometro zero dal punto di vista economico, io lo ribadisco sempre, per gli imprenditori locali, come per esempio Terre Gusti, effettivamente il consumatore investe dei soldi sul territorio. I nostri giovani, se il territorio ha delle infrastrutture, ha delle risorse, è perché l'imprenditore ha investito. Perché ha investito l'imprenditore? Perché ha ricevuto denaro. E il denaro chi lo porta? Il consumatore. Quindi è un cane che si morde la coda. Ecco perché il cliente va trattato bene. Ecco perché il cliente va trattato bene. Nella filiera corta non si può ingannare il cliente. Perché io ritorno attenzione subito. Attenzione che Chef Falco è veloce. La faccio finire. Allora, un attimo sul piatto. Sì, certo. Così eventualmente, se vuole si può alzare, può fare quello che vuole. Sì, voglio andare a godere. Io non posso andare a scuola, non posso andare nel laboratorio del professor Falco, è perché sennò mi sgrida. Ah, vedi, questo qui invece... Speriamo. Lascia passare qui questa volta. Adesso io posso... In televisione sì, ma vedi, quanto la collega è che bellissimo. Ti osserva, mi piace, questo mi piace. È bellissimo. Il piatto è come al solito sempre molto bello, ha impatto visivo, non c'è, questo impatto scenico, utilizziamo un termine cinematografico. Abbiamo impiantato i nostri bancheri, quindi l'abbiamo
saltati con le seppioline, la nostra crema di carciofi alla menta, la salsa al canestrato l'abbiamo aggiunto alla fine, qualche fogliolina di menta per richiamare proprio l'elemento presente nei carciofi, ma anche per alleggerire e rinfrescare il gusto, e due fiori eduli per appagare la vista. E questo è il nostro primo piatto. Entra nel cuore di Terra e Gusti. Stracchino Terra e Gusti. Buonissimo, cremosissimo, dolcissimo, italianissimo. 100% latte fresco italiano. Senza conservanti, con fermenti attivi, incartato a mano. Anche nella versione senza lattosio con caglio vegetale. Più dolce e più digeribile. Buonissimo, per tutti. Stracchino Terra e Gusti. Lo trovi nei migliori negozi della tua città. Eccoci qua, cari amici, prosegue la nostra diretta. Allora, come promesso pochi istanti, siamo ritornati in trasmissione e andiamo nuovamente su... Falco, come va? Bene, abbiamo realizzato il nostro primo piatto, adesso prepariamo le basi per il secondo piatto. Per il secondo. Sì. Intanto, il primo piatto tra poco ve lo faccio inquadrare, però voglio, regia cortesemente, se mi mandi la videata con gli ingredienti. Ingredienti di quel packer in pratica, così possiamo far prendere nota ai nostri amici, alle nostre amiche a casa. Non c'è del packero? Allora, possiamo riepilogare? Ok, ve lo riepiloghiamo. Allora, abbiamo usato 380 g di packer di Terra e Gusti, 400 g di seppia, 150 g di canestrato foggiano, 3 carciofi, 300 g di panna fresca, olio evo, menta fresca, sale e pepe. Ricordiamo che le proporzioni sono per 4 persone. Stavo rispondendo anche in forma in tempo reale anche a degli amici che ci scrivono, che ci stanno seguendo. Intanto invio, gli ho mandato i soliti sorrisini, cari telespettatori, grazie perché ci seguite con grande affetto, sempre molto interessanti le ricette di Falco. Grazie, allora, sempre un piacere. Che cos'è voi? Un po', ripeto sempre, un po' come a scuola, che cos'è che avete da dire? Microfoni alla mano, andiamo al gelato. E non mi sfuggite, perché adesso Mazzaro che cosa fa? Prende e vi inquadra. Sì, facciamo un bel primo piano di entrambe. Prendete il copione, fate come volete e ditemi la famosa frase che è lo slogan dello sponsor Terra e Gusti. Chi comincia? Gaetana. Andiamo da Gaetana. Guarda la telecamera. Allora, tutto ciò che occorre per vivere. Meglio, c'è, basta solo saperlo cercare. Okay, saperlo l'hai accorciata la frase, che cos'è? No, sbagliato. Volevi... a leggere. Ah, ok, ripeti. Tutto ciò che occorre per vivere meglio, c'è, basterebbe solo saperlo riconoscere. Ok, andiamo da Carmela, vediamo come se la cava Carmela. Allora, tutto ciò che occorre per vivere meglio, c'è, basta solo saperlo riconoscere. Sei un po' arrabbiata mentre... Veniamo in pace, ti garantisco, siamo molto, molto pacifici. No, sono concentrata. Brava, andiamo da Marco. Marco, allora, tu che sorridi sempre, adesso vediamo come... Tu il microfono ce l'hai, puoi procedere con la frase. Allora, tutto ciò che occorre per vivere meglio c'è, basta solo saperlo riconoscere. E noi oggi con i prodotti Terra e Gusti non è molto difficile. Vedi, ha aggiunto anche il sottotitolo. Vabbè, a te insomma che piace recitare, quindi qualcosa sicuramente più di loro ne capisci. Ma giusto qualcosina, no? Come ti sono sembrati? No, molto bravi, soprattutto le ragazze. Grazie. Devo essere di parte. Poverino. Che vuoi fare? Come fare? Bisogna essere galanti. Dicevi... No, ho detto poverino, anche lui è stato bravo. Sì, ma l'ho detto Ronaldo, ogni mezza andata. Ti vedi? Ok, allora, facciamo ripetere la frase anche alla professoressa? Potevo leggere, ragazzi, allora, utilizzo una certa età. Legga, non fa niente, voglio sentire un po' il timbro di voce, anche perché so che lei ha partecipato ad un corso di dizione. Ma guarda un po' e chissà chi era il docente. Va bene, andiamo avanti. Ah, ecco. Tutto ciò che occorre per vivere meglio c'è, basta solo saperlo riconoscere. È dolce, l'ho detto più con enfasi.
lui un po' più arrabbiata, tu in maniera sbarazzina, lui deciso. La professoressa parla sempre con dolcezza, pure se parla di altri argomenti, cioè parla Vedi. Sempre molto. Ma sei della stessa. Non siete alunni, quindi non stai comprando però neanche il voto. Però parlerò con il tuo. Serve sempre, vedi come si fa nella vita, serve sempre. No, ovviamente stiamo scherzando, ragazze e ragazzi che state studiando, avete finito, insomma, mi raccomando, non bisogna scendere a compromessi nella vita, bisogna farsi sapere, apprezzare per quello che si è, e quando qualcuno non ci nota, insistiamo perché anche questo qualcuno non sarebbe nessuno se qualcuno a sua volta non l'avrebbe valorizzato e l'avrebbe comunque inglobato nella società. Ognuno di noi ha sempre un posto personale. I furbi poi cercano di emergere soltanto per se stessi e quindi soltanto loro. Andiamo ai vantaggi. Sì, va bene tracciabilità, abbiamo detto prima, qualcosa in più, però visto che ho qua diversi ingredienti, sull'olio che cosa possiamo sapere di più? Si può aprire un mondo, infatti mi collego al ragionamento della dottoressa sul chilometro zero, perché ad oggi la persona è esigente, soprattutto noi come associazione di Enjoy Diet lavoriamo con i prodotti a chilometro zero e l'olio l'UNESCO nel 2006 l'ha dichiarato come patrimonio, perché l'olio è una cosa fondamentale da utilizzare. Infatti lo chef ha fatto benissimo utilizzare l'olio extravergine anche per friggere, perché ha un punto di fumo elevatissimo, ma delle proprietà nutrizionali impressionanti, può essere utilizzato in tantissimi casi per gli antiossidanti che contiene. Per quello dobbiamo più stare attenti a quello che mangiamo, ma utilizzare prodotti vicino a noi, e l'olio è uno di questi, senza importarli da altre parti, sempre affiancando il chilometro zero. E poi fanno molto bene, indubbiamente, anche le spezie. Sì. Le spezie esistono anche come integratori proprio per il nostro corpo. So che in qualche modo possono anche impedire la cosiddetta putrefazione delle proteine. Che cosa possiamo sapere di più? In questo caso lui ha usato la menta. E la menta ha tantissime proprietà, che vanno da proprietà depurative a proprietà digestive. Senti un po', Falco. Sì. La menta. Proprietà depurative e digestive. Sì, depurative e digestive. Io l'ho sempre detto, lui cucina con sobrietà. Sì, sia perché è in grado di stimolare il rilascio di succhi gastrici da parte dello stomaco, e sia perché induce il rilascio di bile da parte della colecisti. E tra l'altro per questi due motivi è meglio chi soffre di acidità gastrica o di gastrite, è meglio evitarla. Però normalmente è utilissima, aiuta la digestione. Sì, 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 problemi. Anzi, aiuta ad eliminare la nausea e il vomito, infatti è utilizzata anche in gravidanza per questi due motivi. Sì. Diciamo fino dopo i 3 mesi. Sono le donne, ma in gravidanza iniziano a prendere menta così. Lui ama specificare. No, perché se non iniziano a prendere menta così, da quando le vedine cambi. Ovviamente da quando inizia ad insorgere la sensazione di nausea, se non c'è nausea non ha senso utilizzarla, insomma. Verissimo. Agisce anche a livello del sistema nervoso, quei soggetti per esempio che soffrono di ansia o di stanchezza cronica, utilizzarla sia come decotto, anche come tisana è un ottimo rimedio. Volete un po' di mentina? Non so. Certo, disponibile. A proposito del chilometro zero, la collega mi chiedeva, più chilometro zero di questo è perché la mentuccia è proprio del giardino di annuncio, la raccolta oggi pomeriggio prima di arrivare qua. Il nostro istituto? Allora, se tu mi dici queste cose, io comincio, vengo da questa parte e comincio ad assaggiare. Allora, dove sta la mentina, la mentuccia? Eccola qua. Assaggiare la mentuccia. Che profumo, si può, che freschezza. Insomma, anche se magari non. Assaggiamo. Vuoi un po'? Non ti piace l'odore? È grave. Ti diamo un po' di menta allora. Se soffri di acidità gastrica, il contrario. Prof, l'ultima fogliolina va assaggiata, anche perché è lo stesso colore del vestito, quindi televisione vuole, vuole il solito occhio che vuole la. Grazie, Francesco. Assolutamente.
Allora, io penso a 3.000 cose mentre conduco i programmi, penso veramente a 3.000 cose, anche mentre dico una frase o mi viene data una risposta. Però al di là di questo, voglio, prima di procedere, perché io credo di avere a disposizione anche, non so, fatemi sapere per quanto riguarda il selfie, la galleria fotografica dei selfie, dovremmo averli. Che cos'è questo? Perché è nero? Questo andiamo di seppia? Ok, ho indovinato. Sto imparando. Sorpresa, Francesco. Vabbè, io vedo nero, dico che in televisione deve soltanto vigere la pulizia. Siccome me ho capito subito, è nero di seppia. Volevo già fare i miei castelli in aria. Le promozioni, Simone. Un po' di promozioni, anche perché so che c'è una notizia golosa. Sì, c'è una sorpresa golosa che troverete presto nei negozi. Per le promozioni continua la promozione dello stracchino, quindi acquistando uno stracchino in omaggio riceverete un pacco di pasta dei grandi classici, quindi dei 5 formati dei grandi classici. È una nuova chicca che Teregusti ha messo a disposizione, è una crema di nocciole, cioccolata e cacao che vuole sfidare le più grandi marche presenti nei negozi e che noi abbiamo chiamato la Marachella. Quindi la Marachella è un nuovo prodotto di Teregusti, presente nel paniere Teregusti, che è particolare in quanto prima di tutto è senza glutine, è senza conservanti ed è senza olio di palma. Quindi è un prodotto adatto a tutti, soprattutto ai bambini, e consiglio a tutti voi di assaggiarlo e fateci sapere cosa ne pensate. Spero anche che Falco nella settimana prossima ci darà qualche idea per come ricettarlo. Ma vedo l'ora di fare qualche Marachella in più nella mia vita. Non aspettavi altro, esatto, dillo. Non aspettavo altro. Anche Marco, giusto? Sì, sì, infatti l'ho assaggiata proprio appena l'hanno messa in vendita ed è fantastica. Cioè, non se ne perde una, neanche buttato sul mercato. Anche tu? Noi siamo in giro per la promozione dei prodotti. Allora, lui che insomma non soltanto pubblicizza ma porta fisicamente tanti bei prodotti, la prossima volta vediamo di sicuramente sarà una di assaggiare questa Marachella. Intanto arrivano altri messaggi per te. Mi chiedono, ciao Francesco, ti seguiamo sempre, però poi scrivono esplicitamente: le tue assidue telespettatrici Giuliana e Carmen ti salutano accontentandosi di vederti ormai soltanto in televisione o in radio. È vero. Inoltre ti fanno sapere che quando vuoi sono ben felici di offrirti un caffè. Qua ci stanno già provando. Ci stanno provando. Va bene. Abitiamo a 50 metri, non ci vediamo potete... mai. Mi vedono in televisione, adesso che dal vivo. Questo è il bello della televisione. Okay. Falco in televisione si è montato la testa e adesso non ha più tempo e spazio per voi. Insomma, fatevi questa idea. Ci vediamo presto, non vi preoccupate. Abbiamo i selfie? Se mi fate sapere se abbiamo i selfie. Eccoli qua, un secondo soltanto, così riesco anche a capire chi e di chi si tratta. Allora, andiamo subito. Dammi un secondo, regia, perché qua facciamo tutto come te. Anch'io sto in diretta, ovviamente, sto prima io in diretta. Ok, allora c'è Elena Villani, una nostra consumatrice di Cagnano Varano, che salutiamo. Ciao Elena. Andiamo avanti, ecco qua. Casa Cicolella, si mangia solo pasta Teregusti e proseguono i nostri selfie dello sponsor. Saluto anche a lei. Andiamo avanti. La Marachella, eccola. Antonella e Piero, un grande saluto a voi due. Ma la Marachella è abbastanza grande come... Sì, ma fidati, finisce velocemente. Ecco qua, abbiamo questi due ragazzi con Danilo dalla macelleria Russo Pino al CEP di Foggia. Salutiamo il quartiere CEP e salutiamo anche Luigi della macelleria di Sabatino a Foggia in via dell'Arcangelo Michele. Salutiamo anche voi. Poi abbiamo Enzo King Mac. Kick Market, mitico, te lo dici da solo, caro Enzo, oppure lo dici a me, no? Fammi capire così mi regolo, no? Salutone anche ad Enzo, continuate a seguirci come sempre, continuate al nostro numero che tra poco rivedrete in sovraimpressione a inviare i vostri selfie, fotoselfie.
Vogliamo aprire una diretta tra pochissimo, la apriamo. Intanto, come procede da questa parte? Procede benissimo, il nostro fondo in padella è pronto, abbiamo fatto aprire le nostre vongole, sempre con olio Evo, abbiamo aggiunto qualche ciuffo di broccoletto viola e poi alla fine abbiamo aggiunto il nostro nero di seppia. Abbiamo quindi, a proposito di spreche che avevo detto all'inizio, che dicevamo un'altra volta, quindi il nero delle seppie che abbiamo utilizzato nell'altro piatto l'abbiamo recuperato per realizzare questo piatto. Quindi non si butta via niente. Quindi gli spaghetti sono quasi pronti, ancora un minuto. Io intanto sono in diretta. Tu, noi che cosa? Che vuoi fare? Vuoi andare in diretta? Dai. Inquadriamo anche voi e noi siamo una TV multi... saltata. Interattiva. Saltata? Ciao. Salutate, dai. Salutate tutti i nostri ospiti. Eccoli qua. Ciao. Il nostro video in diretta, stiamo realizzando, io mi ci metto dentro, cari telespettatori e spettatori di internet, due piatti che sono, vi faccio far vedere anche, forse qui si vede qualcosa, ecco, me li leggi? Allora, abbiamo fatto come primo piatto dei paccheri al canestrato foggiano, crema di carciofi alla menta e seppie. Quindi leggiamo anche gli ingredienti per ingredienti per 4 persone, ricordiamo sempre: 380 g di paccheri Terre Gusti, 400 g di seppia, 150 g di canestrato foggiano, 3 carciofi, 300 g di panna fresca, olio Evo, menta fresca, sale e pepe. L'altro piatto che stiamo ultimando, che lo chef sta saltando in padella, sono degli spaghetti al nero di seppia con vongole, broccoli e limone del Gargano. E gli ingredienti sono sempre per 4 persone: 400 g di spaghetti Terre Gusti, 320 g di vongole sgusciate, 200 g di broccoli viola, 5 g di nero di seppia, buccia di limone biologico del Gargano, olio Evo, sale e pepe. Bene, ancora tre puntate, salutiamo Francesca Marco... De Gelidi. Ancora tre puntate, Marco ti sostituisce. Ma ci fa piacere, ma in altri programmi però. Allora, ricordati sempre che il nostro Pippo Gran, Pippo Baudo, insomma, non sono Pippo Baudo, di 80 anni, ho ancora 22 anni, no, nel senso... A quota 100 è lontana. Sì, a quota 100 è lontana, in quanto arriverò all'età di Pippo Baudo, insomma, mi ci vorrà un altro mezzo secolo, più di mezzo secolo, ce ne vuole di tempo, Mazzaro. Lui è già, il nostro Mazzaro... In studio fa così perché... No, ma sei ancora molto giovane, ok? Hai 40 anni. 42. Vabbè, 42. Alziamo. Non alziamo. Per me hai 42 anni. Andiamo avanti con fare una domanda ai nutrizionisti. Vado da te. Che cosa mi puoi aggiungere sulla cottura? La cottura? Ok, allora, in generale... dipende sempre da che cosa ci troviamo di fronte. Ci sono alcuni alimenti che è preferibile cuocerli, carne, pesce. Alcuni alimenti invece, come per esempio le arance, i limoni, è preferibile utilizzarli crudo perché contengono vitamina C. La vitamina C è una vitamina che a contatto con temperature elevate si degrada, quindi in quel caso è preferibile utilizzare l'alimento a crudo. Un altro alimento che può essere utilizzato a crudo sono i peperoni, per esempio. Non molti sanno che sono un alimento ricchissimo di vitamina C, per cui sì, vanno bene anche cotti, ma utilizzarli anche crudi per avere un apporto più elevato di vitamina C. Per quanto riguarda l'olio, in questo caso, noi utilizziamo l'olio extravergine d'oliva, che è ovviamente preferibile utilizzare a crudo, anche quello. Però, essendo un olio che, come ha detto prima il mio collega Andrea, ha un elevato punto di fumo, può essere utilizzato anche per soffritti o per fritture, ovviamente da non fare sempre. Insomma. Sì, vai. Si potrebbe aggiungere anche a livello di cottura, meglio utilizzare una cottura a forno oppure no su piastra oppure no a fuoco vivo, perché in quel caso il contatto con il prodotto non solo va a eliminare oppure a diminuire le qualità nutrizionali, ma sprigiona sostanze come le polifenoli eterociclici, cioè che sono cancerogene nel lungo andare per l'uomo. Allora, meglio utilizzare una cottura, per esempio il pesce, si parlava di seppie,
una cottura a cartoccio speziata che mantiene il prodotto integro e no utilizzare una fiamma viva. Credo che questa cosa sia la cosa migliore proprio per mantenere il prodotto nella sua integrità. Cioè, a differenza invece di utilizzare la fiamma, che spesso si va nei ristoranti, si vede, e quando il prodotto è bruciato spesso sento dire vabbè, non fa nulla. Non è che non fa niente, è un giorno, due giorni, tre giorni, fa qualche cosa. Cioè, perché le ammine eterocicliche e le sostanze che vengono sprigionate nel lungo andare danno problemi. E se c'è un sistema immunitario basso, le difese non intervengono, qualcosa crea. Cioè, noi siamo persone che siamo sotto stress tutto il giorno, i radicali liberi vengono sprigionati. Nel momento in cui un radicale combina un casino all'interno del corpo, cioè, è dove è difficile mettere insieme un puzzle. Cioè, questo è il discorso, la cottura è fondamentale. Infatti vedevo anche i paccheri, sono stati cotti al dente. Cioè, una cottura al dente si va a differenziare soprattutto da una cottura che non è più al dente e mi perde l'integrità, l'amido, le sostanze nutritive. Queste cose sono sempre da notare, da far notare a casa, perché spesso si sente dire no, non voglio la pasta al dente, voglio la pasta scotta. Cioè, anche gli enzimi digestivi in quel caso non intervengono, cioè c'è difficoltà digestiva. Come si è prolungato? No, è importante, perché i ragazzi preferiscono la pasta, che io dico sfatta, invece è proprio sbagliatissimo, quindi è importantissimo, anche per l'indice glicemico, che è basso, sì, ma è più basso. L'amido e il glutine, che trattengono non solo l'acqua, si vede anche che è idratata la pasta, che invece quando è scotta perde elasticità. Quella è la cosa principale, una delle cose principali. Poi il discorso sono le sostanze nutritive. Se mi mangio una pasta scotta, non sto mangiando nulla, a differenza di una pasta al dente. Spesso sento anche dire mangio la pasta cruda, e fratello mio, sì, una pasta cruda, poi la digerisci la notte. Questo è il discorso. Vabbè, nel mezzo c'è, come c'è dicevano la verità. In latino. Salutiamo intanto i telespettatori, Sandro Spinella, Mario Roberto, Tony. Io voglio andare anche, sì, finisca. No, proprio come dicevano i latini, dicevano in medius stat virtus, cioè sempre nel mezzo c'è la giusta dose, il giusto equilibrio, questo volevo sottolineare. E un'altra cosa, visto che parliamo anche di proprietà organolettiche della pasta, è molto importante poi la materia prima, che non, essendo poi biologica, non ci dovrebbe essere nella pasta il famoso glifosato, sì. Che oramai sembra anche l'italiano, diciamo, meno attento, ha capito che è tossico. Sì, è vero? Sì, se ci facciamo caso, ad oggi ci sono molte persone che sono celiache. Cioè, è un discorso che è connesso, questo significa che la pasta viene trattata in diverso modo. Prima non si sentiva la parola essere celiaco oppure gluten sensitivity. Cioè, adesso c'è questo che si è venuto a manifestare, significa che qualcosa è cambiato a livello industriale e mangiare biologico è un vantaggio, secondo noi. Sì, sì. Verdure di stagione, il broccolo viola. È una verdura di stagione? Sì. Certo. Dica. Sì, è una verdura di stagione, assolutamente. Siete tutti coinvolti. Vado un secondo da lei, poi subito di nuovo. È una verdura di stagione, appartiene alla famiglia delle brassicacee. E viola, come molti altri alimenti che conoscono sicuramente da casa, come il ribes, il mirtillo, l'uva rossa, l'uva nera, perché contiene dei pigmenti che prendono il nome di antociani e sono... Principalmente hanno una funzione antinfiammatoria, antiossidante e aiutano moltissimo il microcircolo. Infatti tutte quelle persone che hanno problemi circolatori o chi fa dei lavori per i quali deve stare per molto tempo in piedi, tocca sana utilizzare alimenti che hanno un elevato contenuto di questo tipo di sostanze, quindi gli antociani. Bene, da. No, infatti un vantaggio del chilometro zero è proprio, come dicevamo, la stagionalità, che è anche sinonimo di freschezza. E stavo dicendo all'inizio che però c'è una criticità nel biologico dal punto di vista economico, perché sembra che c'è una riduzione nella produzione del 20 anche 45%.
il che crea dei problemi dal punto di vista della fame nel mondo, e poi si dovrebbe aumentare proprio la coltura. E quindi questo è un elemento da un punto di vista strettamente economico, non però dal punto di vista della sostenibilità, certamente un punto critico, perché la qualità vuole anche che la produzione non sia massima, perché è una produzione non intensiva il biologico, questo ricordiamocelo. Se vogliamo la qualità non possiamo produrre come l'industria. Giusto. Ma infatti oggi... Tant'è che sono sempre i prodotti molto industrializzati, non sono poi così tanto salutari, lo sanno tutti. Sì. Oggi il consumatore vuole la mela perfetta, zucchina perfetta, si spaventa se vede il pomodoro che è leggermente ammaccato, sì, o la mela o la pera che sono bacate, senza capire che il verme non è stupido, ovviamente, va a mangiare il frutto più buono, vero. Sì, quindi è anche un po' il consumatore che deve capire che basta eliminare la parte che non è buona e il resto quindi si può mangiare. Quindi vuole anche il concime chimico più perfetto, no? Prende tutto, insomma, nel pacchetto. Simone, mi puoi ribadire un po' la promozione di questi giorni? Sì, in questi giorni continua la nostra promozione, che prevede che con l'acquisto di uno stracchino, in particolare dalla settimana prossima lo stracchino in offerta sarà quello classico, quindi non più quello senza lattosio, si avrà in omaggio uno dei 5 formati dei pacchi di pasta dei grandi classici. Quindi ecco, acquistando uno stracchino avremo in omaggio uno dei 5 formati dei grandi classici. Grande è 100% molto... italiano, leggo sì, sempre. Sì. Acqua, liquo minerale del Molise, è una pasta trafilata al bronzo, quindi una pasta che permette di catturare il sugo in maniera adeguata. Certo. Vado sulla ricetta cortesemente. Andiamo sulla ricetta perché la prima parte non ce l'abbiamo in regia. Quindi, per riepilogare quelli che sono gli ingredienti, cari amici e cari ospiti, andiamo, ecco qua, allora, paccheri al canestrato foggiano, chi me lo legge? Leggo io? Allora, per i paccheri abbiamo utilizzato 380 g di paccheri Terre Gusto, 400 g di seppia, 150 g di canestrato foggiano, 3 carciofi, 300 g di panna fresca, menta fresca, olio evo, sale e pepe. E facciamolo vedere questo pacchero. Ed è questo. Arriva subito. Anche da voi. Piatto sempre composto, esteticamente... Nulla da dire. Eccoci qua. Siete pronte per assaggiarlo? Sì. Le ragazze sono pronte. Andiamo invece agli spaghetti. Gli spaghetti. Allora, abbiamo fatto degli spaghetti al nero di seppia con vongole, broccoletti viola e limone del Gargano. Quindi abbiamo utilizzato 400 g di spaghetti del Regusto, 320 g di vongole sgusciate, 200 g di broccoli viola, 5 g di nero di seppia, la buccia del limone biologico del Gargano, ovviamente, e olio evo, sale e pepe. Va bene. Io ho un paio di minuti, vuole aggiungere qualcosa? No, mi piaceva l'utilizzo del nero di seppia, perché cioè, ad oggi ci sono proprio studi che riportano che il nero di seppia può avere non solo dimostrato ad abbassare la pressione, ma anche a livello oncologico. Gli studi riportano che porta la morte delle cellule, l'apoptosi cellulare. E mi piace l'utilizzo che ha fatto lo chef. Bene, anche per diversificare anche la cucina, sì. Non portare sempre lo stesso piatto, la stessa tecnica di preparazione dei piatti. È stato un utilizzo molto intelligente. Bene. Antonio, tu sarai uno dei prossimi attori dello spot di Terre Gusti? Sì, che a breve... Mi è venuta così? Sì, a breve ci sarà un nuovo spot che poi... Su quale prodotto? Precisamente indicherò sullo stracchino, che è un prodotto che noi ci teniamo tanto e... È bella questa cosa, prima la porti e la proponi al negozio, in realtà poi ti trovi tu come volto per la sponsorizzazione dei prodotti stessi. Allora, noi siamo giunti, sono le 19, quindi siamo giunti al termine di questo appuntamento. Come sempre grazie davvero di cuore perché ci seguite in tantissimi ogni giorno alle 18, in replica al mattino alle 11. I nostri contatti potete utilizzarvi come volete, un po' di diretta Facebook l'abbiamo lanciata sul web, vi aspettiamo anche domani, mi raccomando seguiteci sempre. Salutiamo anche i nutrizionisti biologi, rispettivamente Andrea Foti.
ha lo stesso cognome di uno dei giudici di Forum, Foti, Andrea Foti, il nome non me lo ricordo, però il cognome sì, è un po' giudice, collega? Sì, un po'. Un po' giudice? Sì. Grazie anche a Laura, Laura Sasso, nutrizionista e biologa. Grazie a te, Antonio Venditto. Sì, buonasera a tutti. Grazie alla prof. Michela Trigiani. Grazie a voi, è sempre un piacere venire da te. Grazie Simone Pisciotti. Grazie, è stato bello ritornare qui. Ragazze, tutto bene? Tutto bene. Un futuro da attrici? No, spero di no. Gaetano e Carmela, grazie per essere state qua. Grazie Marco. Grazie allo chef Mario Falco. Grazie a voi. Grazie a voi. Insomma, la replica è già pronta. Da stanotte più o meno sul web trovate, su YouTube appunto, la nostra puntata, così potete vederla a qualsiasi ora e potete, insomma, se vi piace quello che abbiamo proposto, vedere che cosa abbiamo combinato oggi in questo nuovo appuntamento. Il mercoledì intanto è sempre protagonista la cucina, quindi mercoledì prossimo nuovo appuntamento con i vari piatti preparati dallo chef Mario Falco, e intanto tutti i giorni comunque alle 18 noi diversifichiamo, quindi trattiamo diversi argomenti per voi. A domani, ciao a tutti. 1, 2, 3, 4.